Sono sicuro che sarà lo strumento principale, no? Col quale poter entrare in contatto con un pubblico di persone un po' più vasto per comunicare la cosa che dicevo prima, ma soprattutto perché sento che c'è come un'urgenza, no? E a Barcellona, quando Premalavat ha parlato, a un certo punto, quasi verso la fine del discorso, che ha parlato un'ora e mezza, no? E a quasi fine del discorso ha detto: quest'anno ho contattato, è andato a parlare fisicamente, 420 milioni di persone. 420 milioni di persone. Ha detto è il 5% della popolazione, no? Ha detto, il prossimo anno, siccome lui ha dei numeri che aumentano, perché questi numeri qui, cioè io lo conosco dal 79, le cifre che dava alla fine dell'anno erano sempre centinaia di migliaia, si arrivava, che ne so, a 1 milione globalmente, credo, l'intero pianeta, anche se lui radicalmente è arrivato in tantissimi paesi che io non conoscevo, addirittura come lo Swaziland. Uno Swaziland ha una passione per venire a salvare dei pezzi di merda come noi, considerati dalla società. La società a noi ci considera pezzi di merda, il potere ci considera pezzi di merda, non pezzi a core, perché non sono i nostri veri genitori. Sono gli usurpatori, sono quelli che si sono messi in mezzo, sono quelli che si ciucciano la nostra tetta, ci hanno escluso dalla nostra tetta e se la ciucciano loro e usano il nostro corpo per tutte le loro nefandezze, anche in senso, non hanno neanche bisogno di avere un senso logico, gli piace per il gusto dello spregio, credo. Se magari un giorno miglioreranno, buon per loro, però insomma intanto che sono così è meglio evitarli e tenerli a distanza. Però prima sta parlando di Life is Strange, e mi chiedevo appunto che cosa, che il gioco, come voglio fare, no? Ho detto non lo so, però so che ho tante possibilità, no? Perché la cosa importante che ho capito è che il videogioco non è un gioco che tu devi inventare con delle rigoline, è una bella storia che devi poter raccontare. E dal momento che è la storia la potenza del gioco, secondo me questa storia è potente, non perché l'ho scritta io, ma perché è stata lavorata in tantissimi anni e con l'aiuto fondamentale di Gianfranco Tondini, che è un altro genio di Ravenna. E comunque, vabbè. Per cui gli applicherò questa storia, sapendo che a questa storia gli posso applicare tutte le robe che io nel frattempo mi sono inventato, no? Mi sono inventato un tipo di lotta che si chiama lotta zen, con delle regole molto semplici che devono essere capite dai bambini e da chi proprio di lotta non sa niente, che non deve essere, perché la lotta non è mai violenta, non ti dai dei pugni nella faccia. La lotta è un abbraccio, è uno strizzamento, è una cosa che si fa naturalmente da bambini, no? E tra il ballo. La lotta è un ballo, in un certo senso. Infatti, il bel lottatore, quelle belle sensazioni di lotta su certi incontri, eccetera, proprio quando tu sei lì, in quella roba dove siamo un po' tutti e due presi, no? E diventa una situazione di millimetri. Capire da come si muove, da come tu spingi, eccetera, quando è che tu hai quell'attimo di poter decidere di partire e lui non può opporsi, perché tu in quel momento hai il predominio, no? È un attimo, e diventa una danza, e nella vita è così, questo gioco, questo gusto della lotta, perché c'è sempre quel lottatore dentro che ti vuole fare il colpo, il ladro, no? E questo è il bello della vita, è quel concorrente, quello stimolo interiore messo dentro a migliorare. È il chiodo che ho messo lì alla sbarandella, ad anelito, non so se si vede. È questo chiodo qui, quel chiodo lì, impiantato nel petto di questa scultura che è l'umanità, fatta di maschile e femminile in un corpo unico.
per poter evolversi e completarsi, perché le braccia sono ancora da sviluppare e la sua testa è immersa in un desiderio di alto, di cielo, di puro, quello stimolo che ha nel petto, quel chiodo che ha nel petto, è la sicurezza del cammino che farà andando avanti. E noi siamo uguali, no? Quella versione che abbiamo dentro. Però io come lottatore ho un grandissimo vantaggio quando riesco a essere in pace con me stesso. Ho un grandissimo vantaggio contro questo ladro al quale nessun essere umano è mai scappato nell'intera storia dell'umanità. Ci ha preso per il culo tutti dall'inizio alla fine, eccetto i maestri della conoscenza, della vera conoscenza di se stessi, del loro tempo. Poi va bene, tanti altri personaggi che avevano capito, grandi, belli, spirituali, eccetera, così, ma il maestro della conoscenza, vero, era l'unico che manteneva sempre la chiarezza. Nei racconti che facevano loro, che ha fatto Maharaji, che fa degli esempi delle volte, Maharaji e Prem Rawat, diceva che lui ha fatto 420 milioni e ha detto, riagganciandomi al discorso di prima dell'urgenza, 420 milioni nel prossimo anno la Commedia la può raddoppiare, no? Per la mole di lavoro che lui fa, che non, umanamente non ha eguali al mondo. Fa una rumba, ha detto che è venuto con l'aereo direttamente, guidato da lui, dall'India direttamente a Barcellona. Uno scalo unico, ha detto, credo pochi aerei al mondo sono in grado di fare una roba del genere. Lui sta tiritera, la fa da quando aveva 20 anni, no, 22, 23 anni, sta tiritera qui, no? Boom, 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 boom. E ecco, lui è come se fosse in campagna elettorale permanentemente. No, ma non vediamo i nostri politici quando fanno la campagna elettorale, che arrivano alla fine, che sono stremati, che fanno tutti quei gesti, vedi il presidente che va via, prende sali sulle cose, si gira e saluta il popolo che lo sta guardando, che ovviamente non c'è, no, però cioè, gli basta fare 2 anni di campagna elettorale e arrivano che sono stremati. Lui sono, e non si guidano l'aereo. I vari onorevoli vengono portati in portantina, e comunque lo stress li ammazza. Lui che fa un lavoro immane, io umanamente non capisco come faccia, perché ha 60 anni, e invece di avere ancora energia, ha più energia e fa più roba di quando ne aveva 20, capito? E lo capisci, lo vedi, amore per l'essere umano, perché lui vede il potenziale di ognuno di noi, che una volta che ci accendiamo, è fatta. Nella tua stanza, che prima era il buio, vedi che cosa hai intorno. Ti consideravi un miserabile, ma quella terra che toccavi nel buio era oro. Era oro. E improvvisamente, solo accendendo la luce della tua consapevolezza, che voglio dire, non è che allora tu cominci a essere in pace, ti piovono i soldi, vinci la lotteria, non sono queste robe qui, però è anche questa cosa che dico adesso, dal momento che io mi sono messo nella direzione di ok, fuori tutto quanto, che, ma anche dentro, conoscermi, stare con me stesso, abbracciare la parte reale di me che non mi ha lasciato mai veramente, perché non può lasciarmi, perché sono io quella parte lì, quella parte, non mi ricordo più cosa volevo dire, vedi, vado in qua e in là, eccetera, poi dopo i figli si riallacceranno, ma aspettando Sara, non dipende da me, dipende da Sara, il fatto che perdo il filo, perché spesso dico arriva, non arriva, perché quando arriva io interrompo.
Beh, comunque intanto glielo ho detto, guarda, fai tranquilla, vieni con calma, come giusto che sia, intanto mi faccio un live, dopo da questa roba qui tolgo quello che non c'entra niente e aggiungo quello che... Dunque, che cosa... La sorpresa, dicevo, no? Chissà se c'è una sorpresa che salta fuori. Ah sì, mi ricordo che volevo dire prima. Per cui diceva il prossimo anno poteva arrivare al 10% della popolazione mondiale, questo per allacciarmi al fatto di questa urgenza che io già sentivo un po' per i fatti miei, no? E sembrerebbe che abbia detto una frase che non l'ho sentita con le mie orecchie, però me l'ha riportata la Giuse che era al mio fianco, che in quel discorso dove lui ha detto quest'anno ho contattato 420 milioni di persone, il prossimo anno sarà ancora meglio, ha detto perché non c'è più tempo, no? Io non ho sentito questa frase. La Giuse mi ha detto che l'ha sentita, però anche se fosse stato un suo travisare, è in sintonia con quello che sento io, non c'è più tempo, perché vedo che qui le cose sono veramente talmente degenerate a un livello così radicale che la cosa non può andare avanti così. Deve succedere qualcosa di non so che cosa. Però deve succedere un qualche cosa. E siccome so che il boss, no, perché io gli voglio dare una mano, lui disse: io voglio che le persone vive in questo momento sulla Terra sappiano almeno una volta che esiste questa possibilità, che almeno una volta la sappiano, no? E in questo discorso che ho fatto prima, che col prossimo anno lui potrebbe aver toccato il 10% dell'umanità. Sommandolo a un racconto che mi fece Danilo Conti, mi sembra nel 1986-87, ecco, è andata la Sara. Opa, interrompo, da Danilo Conti. Ecco, è venuta la Sara, abbiamo fatto l'intervista, poi c'era passato un gruppo di turisti, questo del napoletano, che sono entrati dentro, hanno fatto le fotografie, hanno apprezzato, è stato molto carino. La Sara, penso che li abbia ripresi da fuori, che stavano facendo le fotografie, si potrebbero vedere nel video. E comunque, per vedere di finire, perché adesso Sara non l'aspetto più, per cui vedo di chiudere questo live, sperando di avere una sorpresa, adesso non l'avrò, ho il piacere di essere contento di quello che mi sta succedendo adesso. Non mi sfugge, non lo do per scontato, la mia vita non la do per scontata. Può finire veramente velocemente. Mi hanno detto è morta, ieri è passato Cantoni, mi ha detto hai saputo è morta la Manuela Ferruzzi. E ho detto, ma ho detto, sì, era la mia cliente, allora. Ho detto, e dico, strano, proprio dopo mi sono detto, strano che c'è. Cioè, l'ho vista 2 o 3 giorni, sì, l'ho vista prima di partire a Barcellona, no? Per la strada, che mi ha fatto, ho visto uno sguardo un po' strano, un po' brutto, un po' strano, brutto no, uno strano così. E mi sono ricordato che mi sono detto, chissà come sta, perché si vedeva che era rognosa, no? E ho saputo che è morta, no? 72 anni. 72. Vabbè, vabbè. No, sono contento di quello che è venuto fuori nel servizio con la Sara, che mi ha permesso di dire quello che volevo dire. E adesso sono qui per andare avanti con il progetto che ho. Prometto a Maria Santuzza, Fantauzzo, a Maria Fantauzzo che appena ho liberato l'albero con lo Swarovski e la musica di Jeb, mi dedico al videogioco e per cui questa pausa è perché è venuto a prendere latte ed è stato veramente molto bello. Molto bello, ho detto delle cose molto belle.
No, sì, no, sai una cosa che mi ha messo in sospeso è questa. Siccome il boss ha detto, ha toccato il 5% della popolazione mondiale, e non è andato solo nei paesi ricchi, ma anche nei paesi poveri, dove proprio non c'è, non gliene frega un cazzo, lui ci va, non in tutti ovviamente, però a volte va anche dove ci sono 80 persone. Ha fatto un evento su in India di 400.000 persone che erano andate ad ascoltarlo, no? 400.000 persone, è una città grande, 400.000 persone. E per cui sì, il discorso mi perdo sempre un po', no? Anche se adesso Sara è andata via. Ma adesso poi dico questa cosa e poi chiudo. C'è sempre questa droga che mi soffia nelle cose che voglio dire, mi lascia lì quel magico niente, pieno di tutto, quel magico pieno di gioia, di essere contento di quello che sono, di come mi sento, che veramente ogni essere umano, io almeno per me lo sento, io in amore sono autosufficiente. Non lo ero, anche quando ho conosciuto Prendevate, mi ha dato la conoscenza e ho cominciato a praticare. Dipendevo dall'affetto, dall'amore, se era pro, contro, eccetera, del partner. E adesso invece no, sono felicemente single. Ma nello stesso tempo sono felicemente sposato con quella parte misteriosa di me che è infinita, al quale posso accedere tutte le volte che desidero e prendere vantaggio di tutta la ricchezza, di tutte le qualità, di tutto l'amore che ha, perché sì. Perché non può altro che essere così, perché gli piace l'amore essere così. Se all'amore piacesse essere crudele, se amasse farti solo del male per il gusto di farti del male, succederebbe così, sarebbe così. Ma l'amore non gli piace, si soffre, ma non sempre. Ok, dai, la finisco qui. Ciao a tutti. È uscita una merda.